Buonasera allora. Buonasera. Sono contento di ritrovarmi qui e di riprendere il discorso da dove l'avevamo lasciato la volta scorsa. Vi ricordo i punti salienti della seconda parte. Nel 1522 Alfonso I, duca di Ferrara, decreta che il Reno venga incanalato nell'antico letto di Panaro e entri nel Po di Ferrara, con la speranza che l'acqua portata dal Reno potesse togliere il problema dell'interrimento del fiume che si era creato quando nel 1100 una rotta presso Bondeno aveva aperto un nuovo, anzi ripreso un antico letto del Po che portava direttamente al mare, che è la strada che oggi segue il Po, e progressivamente aveva lasciato con sempre meno portata il Po di Ferrara. Poi abbiamo visto che nel 1604 si era capito, e qualcuno l'aveva già capito fin dall'inizio, se vi ricordate la Leotti protestava per la decisione di mettere il Reno in Po, che il Reno portava troppa sabbia e che quindi accresceva l'interrimento del fiume. E quindi nel 1604 si decise di tagliare il letto del fiume a Vigarano, dove c'è quella curva S andando verso Ferrara, e immetterlo in un nuovo letto che era stato preparato, in modo che passasse nella valle sotto San Martina e raggiungesse da lì il Po di Primaro. Tra le due date, tra il 1522 e il 1604, però accade un altro fatto molto importante, che muore l'ultimo duca di Ferrara, Alfonso II, e che non aveva avuto figli. E lascia erede il cugino Cesare. Il Papa, Clemente VII, decide di non dare l'investitura a Cesare, perché Ferrara era sì un ducato estense, ma era un feudo del Papa che veniva concesso agli estensi da più di 250 anni. Ma Ferrara era diventata potente, ricca, e quindi il Papa decide di riprendersela e quindi non concede l'investitura a Cesare, che deve ritirarsi a Reggio e a Modena, dove proseguirà la famiglia per altri 200 anni. E questo cambiamento di clima a Ferrara segnerà profondamente la storia della città, perché dalla magnificenza che aveva raggiunto sotto gli estensi progressivamente si spegnerà sotto sempre di più. Ma non è solo la conseguenza del cambiamento di governo, di un governo meno interessato a Ferrara piuttosto che a Roma, ma anche la conseguenza del fatto che il Po non è più navigabile per questo interrimento e Ferrara non può più essere raggiunta da navi oceaniche che provenivano dall'Inghilterra e dall'Olanda come prima. Nel 1604 dunque il cardinale che regge Ferrara decreta il taglio del fiume. Era stato oggetto di una grande discussione, perché non era facile capire all'epoca quali sarebbero stati gli effetti, e decreta la provvisoria deviazione del Reno. I bolognesi si oppongono a questa operazione perché ritengono che l'argine della San Martina è troppo debole per proteggere le valli. Scusate, l'argine della Coronella. Coronella significa argine in curva, è troppo debole per proteggere le valli, e che il letto, il nuovo letto del Reno, costruito in un fondo sabbioso e senza materiali pesanti, avrebbe portato ad un disastro. E difatti lo vediamo in questa carta. È una carta del 1652, per orientarci qui in alto dove vedete la F e Ferrara. In questa posizione c'è Mirabello, che non è indicato sulla carta, il fiume che vedete qui è il Reno e quello che li corre in parallelo è il Riolo, con il suo tipico angolo a 90 gradi che tuttora esiste dopo Ravida. Qui avviene il taglio
Vedete il letto che è ormai abbandonato, che finiva porotto, e il fiume che va da questa parte e che passa attraverso la Valle San Martina per andare a scaricarsi dopo Ferrara nel Po. Ma l'immagine vi fa anche vedere che gli argini sono completamente rotti, che il fiume ha divagato e allagato completamente questa zona che era stata bonificata dagli estensi e che ormai è ridotta ad una palude. E qui c'è l'argine della Coronella che, come i bolognesi temevano, non protegge di fatto la zona bolognese che si stendeva qui fino alle torri e la vedete tutta allagata. La provvisoria deviazione rimane provvisoria per un tempo inenarrabile. 50 anni dopo, nel 1658, vediamo da questa carta che si sta ancora discutendo che cosa fare del Reno. Ve lo oriento, qui c'è Ferrara, vedete il Po grande, il Reno che scorre fino a Vigarano e poi l'antico letto abbandonato e il fiume che se ne va. E queste linee, che vedete numerose, sono le varie proposte per risolvere il problema. Prendiamo il fiume all'altezza dei Ghislieri, la Casa Rossa, e lo riportiamo nel Panaro. No, lo prendiamo qui e lo portiamo sull'argine del Castagno, che trasformiamo di nuovo in fiume, come era una volta, e lo rimandiamo dentro. No, eccetera, le varie soluzioni. Perché c'è questa lunga discussione? E perché all'epoca non era mica facile decidere un tracciato per un fiume in un territorio piatto come questo. Occorrevano degli strumenti di precisione, di livellamento. Pensate che da Mirabello al mare su 80-90 km di distanza abbiamo 12 metri e non so cosa sia il dislivello da qui al Po, ma stiamo parlando di un paio di metri soltanto. E se voi fate un lavoro gigantesco a scavare un canale e poi ve lo trovate che torna indietro, non è un buon risultato. Quindi ci sono lunghi incontri, lunghe discussioni. Questa carta è stata preparata per un incontro che si tenne a Ravenna. Si visitano di nuovo i luoghi, si riassumono le proposte, ma dal convegno non esce nulla, tranne il fatto che la proposta, che da allora si chiamerà la proposta dei bolognesi, di fatto diventa quella che maggiormente attrae, ed è l'idea di prendere il Reno all'altezza di Mirabello, alla Casa Rossa, e condurlo nel letto di Panaro. Un giovane matematico, astronomo di Bologna, Giovanni Domenico Cassini, sviluppa questa carta nel 1660. È molto giovane, è nato nel 1625 e già nel 1650 prende la cattedra di astronomia all'Università di Bologna. E gli astronomi allora facevano tante cose, anche rilevamento topografico, e in particolare Cassini in questa carta sperimenta per la prima volta un sistema di misurazione delle posizioni basato sul rilevamento dei tempi dei satelliti di Giove. Quindi è veramente un cambio d'epoca questa carta, perché è una carta basata sul rilevamento astronomico e propone questa traiettoria, dicendo che costa di più ma è sicura. Partire dallo stesso punto e portare il Reno direttamente in Po. E se pensate un attimo, questa è la traiettoria che oggi esiste, perché il cavo napoleonico segue esattamente quel percorso. Ma questo varrà tanto tempo dopo. Qui mi lascio prendere un attimo la mano, perché vorrei parlarvi di questo Gian Domenico Cassini, per farvi vedere come la piccola storia locale di Mirabello può a volte intrecciarsi con la grande storia. Giovanni Domenico Cassini, come vi dicevo, è nato nel 1625, ha studiato a Bologna ed è diventato professore a Bologna. E la prima cosa che fa come professore a Bologna è notevole e subito lo mette in luce a livello europeo,
Perché a San Petronio, come avete in mente, c'è una meridiana fatta attraverso un buco nella volta che proietta sul pavimento l'immagine del sole. E Cassini ha un'idea, pensa che il diametro del disco proiettato dal sole sia legato alla dimensione del sole e che quindi se lui misura il diametro del sole nelle diverse stagioni, può avere un'idea di come la Terra si allontana o si avvicina al Sole e quindi può verificare la legge di Keplero che dice che l'orbita della Terra intorno al Sole è ellittica e non un cerchio, che nessuno aveva mai verificato sperimentalmente, e ottiene una conferma delle leggi di Keplero, che oggi noi sappiamo sono le leggi che reggono il moto dei pianeti, ma che allora erano in discussione. Questo dà una prima grande impronta europea al giovane Cassini. La seconda viene dalla carta di Mirabello. E questi due fatti sono così notevoli, così sorprendenti, che il Re Sole decide di chiamare Cassini a Parigi, di fondare l'Osservatorio di Parigi e di affidarglielo per lo studio dell'astronomia. E Cassini accetta, parte da Mirabello, Bologna, e si trasferisce a Parigi. E ha due incarichi. Il primo incarico è quello di astronomo e svilupperà questo oggetto interessante che è un telescopio lunghissimo, parliamo di 20-30 metri, fatto semplicemente da un obiettivo e da un oculare collegati da un filo, senza il tubo, con cui farà delle osservazioni su Saturno, di cui parleremo tra un istante. La secondo incarico che riceve, pensate alla carta del Reno, è che il Re Sole li commissiona un'impresa ciclopica, quella di fare una carta astronomica dell'intera Francia. E lui avvia quest'opera che finirà, non riuscirà a terminare prima della morte, perché è un'opera colossale, e sarà terminata dal figlio. E la tecnica che adotta è esattamente quella che ha sperimentato qui a Mirabello per il problema del Reno. Ma torniamo al suo telescopio. Cosa scopre Cassini? Quattro nuove lune di Saturno. E il fatto che gli anelli di Saturno hanno uno spazio nero, che viene da allora chiamata divisione di Cassini. Sono due scoperte molto importanti per l'epoca, forse le più importanti dal punto di vista astronomico del 1600. Tant'è che quando nel 1997 la NASA, che è l'ente spaziale americano, come tutti sapete, e l'ESA, che è l'ente spaziale europeo, decidono di effettuare una missione congiunta su Saturno, intitolano la sonda a Cassini. E la sonda di Cassini, qui vado un po' fuori tema, ma credo che sia affascinante, ha una vita interessante. Alone Explorer. E la sonda on a mission to reveal the grandeur of Saturn, spazio, its rings and moons. After 20 years in space, NASA's Cassini spacecraft is running out of fuel. Perché è stata lanciata nel 1997 e ancora oggi sta trasmettendo. Le immagini che vedete sono tutte immagini prese dalla sonda su cui è stato messo per evidenza la sua disegno. Ecco, questo è il lancio nel 1997. Vedete il missile che la sta portando e il sorvolo. In 2004, following a 7-year journey through the solar system, Cassini arrived at Saturn. E nel 2004, the spacecraft carried a passenger, the European Huygens probe, the first human-made object to land on a world in the distant outer solar system.
For over a decade, Cassini has shared the wonders of Saturn and its family of icy moons, taking us to astounding worlds where methane rivers run to a methane sea, where jets of ice and gas are blasting material into space from a liquid water ocean that might harbor the ingredients for life. And Saturn, a giant world ruled by raging storms and delicate harmonies of gravity. Now, Cassini has one last daring assignment. E oggi ha l'ultima missione. Il 26 aprile del 2017, Cassini farà il grande finale. Era destinata a viaggiare 20 grand finale e ha vissuto, is a brand new adventure. Anni, ha vissuto 20. E hanno deciso 22 dives through the space between Saturn and its rings degli anelli che qui vediamo in un'orbita ravvicinata. As it repeatedly braves this unexplored region, Cassini seeks new insights about the origins of the rings and the nature of the planet's interior closer to Saturn than ever before. Sono iniziati. E poi il finale sarà. On the final orbit, Cassini will plunge into Saturn, fighting to keep its antenna pointed at Earth as it transmits its farewell. In the skies of Saturn, the journey ends as Cassini becomes part of the planet itself. Sarà il 15 settembre del 2017, fine della missione. Bene, si parte da Mirabello e si finisce a diventare parte di Saturno. Bene, perdonatemi questo incastro in una storia di fiumi che c'entra poco, ma vedendo Cassini e sapendo di questo gran finale della sua sonda, non mi sembrava che andava raccontato qui, in questo posto dove lui è stato. E ritorniamo ai nostri fiumi, siamo nel 1690. Ricordatevi che il taglio è del 1604, ormai è quasi passato un secolo. E abbiamo trovato un'altra carta, qui vedete Ferrara, e in verde ho messo in evidenza il Reno. Notate che gli allagamenti che vedevamo prima sono spariti perché a forza di esondare il Reno ha alzato il livello del terreno e quindi ha nuovamente interrato la San Martino e ha costruito una specie di collina, si fa per dire, stiamo parlando di pochi metri, ma comunque un rilievo di terra che separa le valli del Poggio, di Poggio Renatico e di Malalberco, dal Po. E questo è un grande problema per i bolognesi, perché le valli si allargano. Facciamo un salto di qualche anno, il Reno è sempre lì, è sempre nella stessa posizione, e a Mirabello si è sviluppata un'impresa. Allora si chiamava impresa e non so se ancora adesso si utilizza, ma mi ricordo quando ero un ragazzino che si parlava dell'impresa per dire la tenuta stessa. E gli Aldovrandi, una famiglia patrizia di Bologna, acquistano una serie di terreni tra Mirabello, Raveda e San Venanzo. E l'artefice di questo rapido allargamento delle proprietà degli Aldovrandi in questa zona è dovuto a Monsignor Pompeo Aldovrandi, diventerà poi cardinale, per ora lo chiamiamo Monsignore, il quale acquisisce queste proprietà con una storia complessa e interessante dalla famiglia Ruini, sempre di Bologna. Una volta magari parleremo degli abitanti di Mirabello e quindi seguiremo queste vicende, adesso le trascuro. E nel 1723 diventa proprietario a tutti gli effetti dei terreni che qui vedete. Ma questa immagine è l'immagine estiva.
Quando andiamo verso l'autunno e l'inverno, l'immagine più corretta è questa. Questa superficie azzurra è coperta dalle dalla valle, dall'acqua che si è alzata. E tant'è che in una lettera che abbiamo ritrovato si dice che alla Boscona, che è l'ultima casa della tenuta Sessa verso San Carlo, d'inverno si andava in barca. Pompeo Aldovrandi non è contento di questa situazione e ritiene che vada risolta. E gli viene un'idea. Qui passa il Reno, proprio a fianco del suo terreno. Allora, se noi aprissimo un passaggio tra il Reno e la valle, potremmo ottenere due cose. La prima è la possibilità di sfruttare il dislivello tra il Reno e il piano di campagna per far funzionare un mulino. E la seconda è di usare la sabbia trasportata dal Reno durante le piene, quindi durante le piene utilizzare l'acqua del fiume per innalzare la valle. E allora chiede alla Consulteria alle Acque, alla Assunteria alle Acque, che era l'organo di governo del papato per questo territorio dal punto di vista idraulico, di costruire una chialica. Una chialica è un edificio di presa sul fiume che, tagliando l'argine, permette di far defluire le acque e con una porta che le controlla. Qui la vedete in sezione, qui la vedete in pianta, vedete il Reno e vedete questo edificio attraverso cui passa l'acqua. E la chialica, ripresa da questa parte, è un progetto grandioso perché non è solo il passaggio dell'acqua, può andare dritto e abbiamo il canale della bonifica e poi ne seguiremo la storia. Oppure l'acqua, quando non trasporta sabbia, può essere derivata sulla destra del flusso, quindi alla nostra sinistra, e va a raggiungere una serie di ruote di mulino. Non si accontenta di un mulino, l'Aldovrandi, vuole una cosa grandiosa. Per cui c'è una banchiera che è una ruota che batte il feltro, ci sono delle mole, c'è una ruota per la pollettura del miglio e ci sono ruote per la produzione del grano, per macinare. E il mulino sorgeva dove esattamente oggi c'è la cascina Molino, andando verso San Carlo sulla sinistra, se avete in mente. Nel 1726 Aldovrandi ottiene il permesso, scusate, tra il 1723 e il 1724 l'Aldovrandi con grandi complicazioni riesce a ottenere il permesso di costruire la chiavica, lo fa, e nel 1726 la chiavica inizia l'attività. E lo vediamo in questa mappa in cui vedete Mirabello con la sua chiesa, la chiavica Aldovrandi con il canale che va a scaricare il Riolo. E l'Aldovranda, che qui indica il palazzo Aldovrandi. Ma Pompeo è un uomo dalle grandi visioni. Avere un mulino, avere una valchiera, avere... non gli basta. Pensa cosa potrebbe portare ancora denaro nelle sue tasche. E gli viene un'idea. Chiodi. Dobbiamo fare chiodi. I chiodi a Mirabello e nella zona di Ferrara valgono tantissimo. E come si fa a fare chiodi? Si compra minerale di ferro all'Elba, gli si fa fare il giro d'Italia e, arrivato in Adriatico verso Ravenna, risale il Po di Primaro, le valli, gira attorno a Poggio Renatico e arriva a Mirabello. A Mirabello la legna della tenuta dei boschi permetterà di fondere il minerale e prima di fonderlo bisogna spezzettarlo e allora prepara una macchina, una ruota fatta girare dal mulino per sbriciolare il minerale. Studia il tutto e poi si accorge di un problema. Questo percorso, che abbiamo trovato tra le carte del suo archivio, passa per Poggio Renatico. Ma le valli di Poggio Renatico sono feudo dell'Lambertino, un altro cardinale.
e quindi chiede il permesso a Lambertini di passare per le valli. E Lambertini le dice: sì, caro Pompeo, ma certo che ti faccio passare, però sai, visto che tu fai tanti soldi con questa operazione, me ne dai un po' anche a me. E Pompeo fa i conti e capisce che col dazio che gli mette il cardinale Lambertini non può farlo e chiude tutto. La ruota del mulino, la ruota da minerale, rimane abbandonata alla cascina mulino e viene ritrovata negli anni 60-67, facendo uno scavo per una buca di letame, hanno trovato la ruota che adesso sta al museo. Ed è una ruota perfetta, scavata, cioè tagliata, lavorata, difficile da portare qui nella condizione dell'epoca, mai utilizzata. Ma ricordiamoci questa storia con Lambertini, perché qualcuno se l'era legata al dito questa storia. Aldobrandi era ricchissimo, a famiglia, tant'è che costruisce a Bologna un palazzo meraviglioso. Questo è il suo palazzo, che viene fatto fare a due architetti, l'Angelini e il Torreggiani, che sono i massimi architetti del barocco che sta transitando verso il rococò bolognese. E sto diventando aterosclerato, come esempio il nome, la via si chiama via Galliera, bravissimi, grazie. Via Galliera, che è l'equivalente del Canal Grande di Venezia per l'epoca. Tutti i palazzi nobiliari sono su questa strada. E guardate questa finestra, la raffinatezza di questa griglia disegnata dal Torreggiani. L'Aldovrandi costruisce questo palazzo in pietre, come si dice qui, in mattone, e facendole fare dove? A Mirabello. E a Mirabello ha una fornace, lo vediamo da questo schizzo, che si trova, guardate, questa è la chiesa vecchia, qui c'è ancora il fiume al suo posto, il suo palazzo è qui, dove c'è l'osteria nuova, stava poco vicino alla casa del custode dell'entrata del palazzo Aldovrandi, e questa è la sua cava, è la sua fabbrica di mattoni. E come li portava? Questa carta ce lo spiega, da Mirabello, seguendo questo percorso lungo il Riolo e poi il naviglio di Bologna, trasportava tutto il materiale a Bologna. E lo utilizzò non solo per fare il suo palazzo, ma per produrre mattoni da vendere a Bologna. Tanto che l'angolo di Riolo che vedete qua viene chiamato navigazione del cardinale Aldovrandi. Qui c'è il palazzo dell'Aldovrandi, qui c'è la chiesa di Mirabello e qui trovate navigazione del cardinale Aldovrandi. Era navigazione non solo perché portava i mattoni, ma perché quando lui veniva a Mirabello da Bologna, veniva in barca. Allora anche a Mirabello si fa costruire un palazzo e già nel 1723 comincia a trasformare una barchessa, un fienile che era dei ruini, nel palazzo che oggi conoscete. Non abbiamo un'idea della potenza del cardinale Aldovrandi se non guardiamo questa carta. Scusate, l'ho chiamato cardinale, ma dobbiamo dire monsignore, perché cardinale non è ancora, e questo significa molto ancora. Dice quanto fosse potente. Nel 1729 viene disegnata questa carta che ci descrive il territorio dal mare, da Ravenna, Ferrara e Mirabello sostanzialmente. Se noi lo ingrandiamo da questa parte, vediamo che qui c'è un qualche cosa, che se lo ingrandiamo ancora di più è il Palazzo Aldovrandi. Quindi su un territorio di questa dimensione che contiene Bologna, Ferrara, c'è il Palazzo di Monsignor Aldovrandi. E che succede? Nel 1740 il Papa muore e si apre il conclave. E in conclave si ritrovano i due amici, il cardinale, allora cardinale Aldovrandi, e il cardinale Lambertini. E il cardinale Lambertini ha un notevole numero di voti, ma l'Aldovrandi ne ha un gruzzolo
che impedisce al Lombardini di essere eletto. E le votazioni proseguono per 6 mesi, senza riuscire ad arrivare a una soluzione, fino a quando l'Aldovrandi decide di ritirarsi e di dare il voto a Lambertini. Quello di Poggio Renatico. Il Lambertini diventa papa. Diventa papa e ovviamente sente di avere un debito nei confronti dell'Aldovrandi, sia perché c'è questa vecchia storia dei chiodi di Mirabello, e sia perché lui è diventato papa perché l'Aldovrandi si è ritirato. E allora fa un regalo all'Aldovrandi. L'Aldovrandi si stava costruendo la cappella mortuaria a Bologna e la faceva in San Petronio. Ovviamente avete preso le misure dell'individuo, pensate che, per darvi un'idea, l'Aldovrandi è stato nunzio papale 2 volte, uno in Spagna e uno in Inghilterra. E in Spagna si è fatto richiamare con l'accusa di fare politica personale e non quella del Papa. Quindi un ambasciatore che va e che fa la sua politica invece di quella del suo sovrano, non male. Bene, vi dice tutto dell'individuo. Allora, l'Aldovrandi si sta facendo questa cappella, una cappella molto bella, non ancora bella come sarà poi, e il cardinale decide di fargli un omaggio. E che cosa fa? Prende San Petronio, che non stava a San Petronio, e da 1900 anni stava nella sua chiesa, e stacca dal corpo di San Petronio la testa e la regala al cardinale, che la mette qui. La cappella di San Petronio, in San Petronio, è la tomba del cardinale Aldovrandi. E il cardinale Aldovrandi allora decide di raggiungere il massimo della magnificenza e ordina a Torreggiani di fare una cappella suntuosa. Ed è il capolavoro del rococò italiano. Se voi guardate a destra, rispetto all'immagine che vedete a destra, vedete questa parete a cui nessuno fa mai caso, perché San Petronio è lì, le luci attirano lo sguardo. Ma guardate una volta che ci andate a destra, questo è il cardinale Aldovrandi. Modesto, una specie di odalisca, scusatela, ma è quarantenne. Bene, questo è il ritratto dell'Aldovrandi, 10 anni prima di questo monumento. Si era ringiovanito un tantino, aveva fatto del lifting, qualche cosa del genere. Bene, torniamo a Mirabello, inquadrato il nostro uomo. E abbiamo parlato di mulini per far chiodi, di mulini per far grano, e non abbiamo parlato del canale della bonifica. Qual era l'idea? L'idea era di fare scorrere l'acqua verso la valle, rigare la valle di argini piccoli, 80 centimetri, non pensate cose grandiose, mezzo metro, in maniera che l'acqua riempisse queste specie di vasche formate dagli arginelli. La si lasciava tracimare, così che lasciava tutta la sabbia tra i 2 argini e la si faceva scolmare e scaricare. Qui vedete un disegno dell'Aldovrandi, dello studio che lui fa per questo lavoro. E l'attività della chiavica in tutte le piene del Reno inizia e va avanti. Nel 1730, quindi 4 anni dopo che la chiavica è iniziata a lavorare, il cardinale fa 4 conti e stima che per riempire la valle nel suo territorio, con questo ritmo ci vorranno 45 anni. E il cardinale Aldovrandi non ha voglia di aspettare 45 anni. E allora che fa? Nel 1729 scrive una lettera al suo fattore, fattore che dirigeva l'impresa di Mirabello, e gli dice: carissimo, il Reno ha gli argini malmessi, prima o poi rompe da qualche parte, e se rompe ci creerà un problema perché non avremo più la sabbia. Quindi
dobbiamo fare qualcosa noi prima che il Reno rompi l'argine e ci tolga per sempre l'acqua. Devi fare un buco. Devi fare un buco nell'argine e poi coprirlo con frasche, perché nessuno lo deve sapere. E se ti chiedono cosa fai, di che stai sistemando i terreni. E perché questo fatto sia ancora più occulto, non farlo fare a nessuno a Mirabello. Vai, come abbiamo già fatto altre volte, l'ultima frase qui sottolineata, che la dice lunga, che forse c'è qualcosa che ancora non abbiamo scoperto, come abbiamo fatto altre volte, vai in Romagna, prendi 3 braccianti, portali qui, falli fare il buco e poi portali via, senza che parlino con nessuno. Capisco, continua la lettera, che questa cosa non ti piaccia troppo, però sappi che se porrai alcun indugio non farai il piacere del tuo padrone. Ma d'altra parte l'Aldovrandi è anche un sant'uomo, tra virgolette, e continua dicendo, certo, dopo che il Reno avrà rotto ci saranno molti disagi, perché tutte le cascine saranno allagate e i mezzadri saranno in grave difficoltà. Allora vai a Cento, compra sacchi di grano, portali a palazzo, prendi la stalla di palazzo, mura tutti gli archi della stalla e divideli in piani e costruisci alloggi per i contadini, perché dovremmo ospitarli per 1 o 2 anni. La lettera del 1729. Non sappiamo come sia andata a finire, nel senso che non c'è seguito nell'archivio dell'Aldrovandi. Sappiamo soltanto che nel 1731 il Reno rompe. E rompe dove il nome ce lo ricorda ancora, alla rotta Bisacca. O Bisacca rotta. Cioè a una ansa del fiume che veniva chiamata Botta Ruini. Perché la botta è il punto in cui il fiume batte contro la sponda senza golena. Allora, per capire questa storia della lettera sono andato a frugare e ho cercato delle sezioni di Reno e le ho trovate, tranne che non c'era la sezione all'altezza della rotta Bisacca. Vi faccio vedere qual era l'idea dell'Aldovrandi. Questa era il Reno prima del 1731 all'altezza della botta Ghisinieri, cioè della Casa Rossa. Vedete che il Reno è qui nel mezzo. Tanto il piano di campagna è molto basso, l'argine viene su 6 metri, 7 metri, e ha una cresta, poi c'è un tratto piano che è la golena e poi il letto di magra. Il fiume scorre normalmente qui dentro, quando va in piena sale e poi si allarga, questo allargamento è fatto apposta per poter raccogliere acqua e ridurre la portata verso valle e quindi attenuare il rischio di esondazione. Qual era l'idea dell'Aldovrandi? L'Aldovrandi ha ordinato di fare il buco in questa posizione, chiaramente, non qui. Sarebbe mai riuscito a fare un buco qua. Lo fa qui. E la sua idea è, il fiume si riempie, quando arriva a questa altezza, esce, si porterà via la testa dell'argine inesorabilmente, perché l'acqua passando sotto porta via quello che c'è di sopra. La condizione è questa, mi porta tantissima sabbia nella rotta dentro, e quindi mi riempie la valle, poi quando è finita la piena il livello scende, il fiume ritorna nel suo letto originale e noi ricostruiamo l'argine. Questa era l'idea che doveva avere in testa. Bene, lui lo fa fare in una botta dove evidentemente, questa è la botta degli annegati di cui parleremo poi, ero verso San Carlo, presso poco alla... Avete in mente dove, andando verso San Carlo, prima di raggiungere San Carlo, sulla destra si vedono gli argini? Esattamente quel punto lì. In quel punto lì il Reno aveva questa sezione. Vedete che qui l'argine è molto più stretto. Lui ha fatto fare il buco, il fiume si è riempito, è successo quello che lui si immaginava, si è portato via la testa, ma non ha mica finito lì, si è portato via tutto l'argine. Per cui in queste condizioni il fiume non è più rientrato. Quando è calato continuava ad andare fuori e andava a scaricarsi il Riolo. Ecco l'effetto.
Questa è una carta del 1731. Vedete il Reno, qui è disegnato scuro perché c'è l'acqua, fino all'altezza della rotta Bisacca, e poi vedete il rottazzo, il getto che sta formando nelle valli e le valli che si sono riempite d'acqua. Il Reno che continua è completamente asciutto. Il guaio era grosso. Chi lo rimetteva dentro? Ma prima di continuare su questa strada volevo ricordarvi le domande che ci eravamo posto, i punti di domanda, il pivo. Ricordate che vi ho fatto vedere questa foto aerea dei maceri dell'oasi delle Pradine? E ci siamo domandati perché avesse questo senso, questa sembrasse una lunga ferita. Lo è. È il territorio scavato dal getto della rotta. 1738. Succede quello che l'Aldovrandi aveva predetto nel 1729. Vi ricordate, aveva detto al fattore: gli argini del Reno si romperanno, dobbiamo fare il lavoro noi prima che succeda, perché se lo fa a monte è un guaio. 1738, il Reno rompe alla botta degli annegati. E esattamente il punto che vi dicevo prima di San Carlo, e tra parentesi, mi sono incuriosito di questa storia degli annegati. Pensavo è morto qualcuno. No, alla fine ho scoperto che la botta degli annegati non c'entra niente con il fatto che ci sia stata la rotta. Aveva preso il nome degli annegati molti anni prima, perché lì c'era un traghetto, pure un'osteria. E un bel giorno il traghetto si è rovesciato e della gente annegata. E da allora quel posto si chiamava il luogo degli annegati. Tra parentesi, ho usato il termine botta senza mai definirlo. Botta è nel senso della botta, del picchiare, perché il fiume va contro la sponda, in curva, ci batte contro e pian piano l'erode. Quindi è il punto pericoloso per gli argini, perché non c'è tutto quello spazio che avete visto della golena, che prima di essere eroso richiede molti anni. Nelle botte il fiume può rompere, e il fiume rompe sempre nelle botte. E difatti anche qui ha fatto il suo mestiere. E che succede a questo punto al nostro caro Aldovrandi? Beh, il fiume se ne va così, e la sua chiavica, che è qui, con suo amato mulino, con tutto il sistema di riempimento eccetera, è totalmente in secca. Ecco qua il Reno tutto secco. E allora che fa? Chiede l'autorizzazione a scavare un canalino per portare dell'acqua fino alla chiavica. E cosa serve? Non fa certo girare il mulino. E no, perché Monsignor Aldovrandi mica si arrende. Si ritrova con un oceano d'acqua, con tutto allagato, lui che voleva interrare le sue valli. E invece il Reno va da tutte le parti. E se c'è tanta acqua, che facciamo? Beh, ha immediatamente una nuova idea. Coltiviamo riso. E allora realizza delle risaie e va nel Vercellese a prendersi un esperto di riso. Ma nel 1744 la coscienza del cardinale Aldovrandi doveva far male, perché in fin dei conti lui, nessuno lo sapeva, perché quella lettera lì è stata scoperta, quella che vi ho fatto vedere, è stata scoperta una ventina d'anni fa. E allora cosa è stato fuori? L'ho scovata in un libro pubblicato a Sant'Agostino, chiedo scusa, non mi ricordo il nome dell'autore in questi istanti, probabilmente molti di voi lo sanno. E prima nessuno sapeva che il cardinale avesse fatto questo scherzetto a Mirabello e al suo territorio, e avesse deviato addirittura un fiume. E in realtà il problema del Reno è un problema che è diventato, era un problema caldo, come avete visto già all'epoca del Cassini, risuonava il problema di risolvere il problema del Reno. Adesso che il fiume è fuori e non c'è nessuno che riesce a metterlo dentro, è un problema che riguarda tutta Europa. Pensate che nel preparare il museo ho fatto ricerche su testi sul Reno e ho scovato degli articoli a Helsinki, in Finlandia, di gente che si occupava nel 1735-37 del problema di rimettere il Reno nel suo alveo. Bene, il cardinale ha al patema, secondo me, questa è la mia interpretazione, permettetemi un giudizio storico, poco da storico, semplicemente da,
da sensitivo, e perché inizia a realizzare un cavo. Un cavo è un canale piuttosto grande che dovrebbe imbrigliare il Reno, che da 14 anni, da 13 anni gira indisturbato per le valli del Poggio, e incanalarlo verso Primarno. E incomincia a costruire questo cavo, e ci tenta e ritenta, ma non riesce a farlo, perché doveva costruire degli argini in un terreno melmoso e con del materiale che di fatto era lo stesso fondo della valle. Quindi spostava questo materiale, costruiva l'argine, stava dentro durante l'estate, arrivava la prima piena, spaccava tutto e ricominciava da capo. E non ci riesce, però ci prova. E rimane il percorso del cavo Aldovrandi. Ci ritorneremo. Allora, ricapitoliamo un attimo. 1731, rotta di Mirabello alla Bisacca. Guardate l'immagine qui, vedete il Reno devia a destra. Ricordatevi, a destra, poi ci sarà interessante questo fatto. Nel 1738 rompe alla botta degli Annegati, a destra, guarda caso, ancora a destra, non a sinistra. E nel 1750 rompe alla Panfiglia. Panfiglia chiamata così perché lì c'era il palazzo dei Conti Panfigli. E questa carta è interessante, vi dà una documentazione di quello che succedeva. È l'alveo del Reno fino alla confina dove ci sono i termini, e qui vedete la rotta della Panfiglia. Sant'Agostino, la botta degli Annegati, la chiesa di Mirabello, e qui c'è la botta Ruini, che oggi chiamiamo rotta Bisacca. La rotta del 1750 è stata enorme, come portata soprattutto di Reno. Guardate questa immagine, ve lo fa vedere al solito in scala orizzontale molto ridotta e verticale amplificata per dare l'idea. Questa è la Torre del Cocenno. Non so se l'avete in mente, è sulla strada che da San Carlo va verso Poggio Renatico, sulla destra, è in pessime condizioni, soprattutto dopo il terremoto. Ma vedete che il livello dell'acqua arriva alla porta della torre, che sarà 4 metri da terra, 4 metri e mezzo. Quindi questo è il livello dell'acqua in quella rotta. E l'effetto della rotta ce l'avete da questo monsignore che è stato mandato dal Papa a verificare cosa è successo. E racconta: ci inoltrammo dunque alla visita della terra di Sant'Agostino, distante più di un miglio dalla rotta Panfiglia. Quivi il parroco di questa popolazione ci dimostrò, con evidenti contrassegni, che il campanile della chiesa parrocchiale era già sepolto sottoterra per l'altezza di 22 piedi, cioè 7 metri. Lo stesso dicasi della chiesa. Delle case più antiche non si vede altro che il tetto. E il portico di casa Boselli, destinato ad introdurvi carri di fieno ed altre masserizie, non è più accessibile e tutto sottoterra sta nascosto. Questo vi dà l'idea del volume di sabbia che abbiamo sotto i piedi. Bene, il cardinale nel 1741 muore, nel 1746 muore, dopo aver tentato di fare il cavo. E il problema non si risolve, fino a quando Papa Lambertini nel 1782 ci mette la potenza del papato e decide che questa storia sa da rifinire e fa costruire il cavo benedettino, era Benedetto XII, che mette il Reno nell'antico alveo del Po di Primarno. E da quel momento il Reno non è più un affluente di Po, non è più un fiume che divaga per la campagna, è un fiume che correttamente va fino al mare. E allora, alla gloria del cardinale Aldovrandi, possiamo accreditare non solo il fatto di aver fatto l'altare di San Petronio, ma anche il fatto di avere un piccolo merito da Guinness dei primati, di essere uno che ha cambiato un affluente in un fiume che se ne vada solo al mare. Non è poco nella storia. Passano gli anni, guardate, questa carta è del 1782, quando il Papa Lambertini progetta questo cavo e lo fa realizzare, che porta il Reno al mare. Guardate l'anno, 1782.
Sentite fischiare qualcosa nell'aria. 1789 arriva la Rivoluzione Francese. E Rivoluzione Francese vuol dire Napoleone. Napoleone nel 1800, mancano solo 18 anni, entra in Italia. E da Napoleone decide che le cose si risolvono. E che fa? Progetta la soluzione definitiva del re. Deve risolvere il problema del re. E progetta un cavo che deve portare il Reno dritto in Po. E cosa prende per fare questo progetto? Il progetto del nostro amico Cassini. E l'aveva fatto 200, un po' meno di 200 anni prima, era lì, bello sfornato, se lo attribuisce e fa stampare questa carta che è una meraviglia, perché è un capolavoro del neoclassicismo, prendendo questo dall'idea di quanto Napoleone ci tenesse, e fa incidere la carta a rosa spina, che è il più grande incisore italiano dell'epoca, quella a cui aveva commissionato i trionfi di Napoleone, e l'aveva fatto stampare a Milano, gli fa fare la carta della soluzione del Reno. E se voi lo ingrandite e lo vedete qua, che pensa di fare? Prendere il Reno sfruttando una parte, questo è il vecchio Alveo, e questo qui è il pezzo che va a Porotto, e qui vedete il solita deviazione, ormai la conoscete, del taglio di Vigarano. Bene, lui prende il Reno, a questo punto seguiva questa traiettoria, qui si infila nel cavo benedettino e raggiunge il Po di Primaro e poi se ne va. Po di Primaro, tra parentesi, si era interrato e quindi era diventato totalmente Reno. Se adesso andate a cercare il Po di Primaro avete dei problemi a trovarlo. E prendi il primo pezzo e se siete stati alla Panfiglia, dove c'è la presa di Reno, è esattamente così che poi è stato realizzato. Il cavo parte in questa posizione, sfrutta il vecchio alveo di Reno, che è stato allargato ovviamente con un diametro che Reno mica si sognava ad avere, e poi va dritto fino al Panaro in questa carta. Non prosegue fino a Po. Ma i lavori non si realizzano. Napoleone perde nella battaglia di Waterloo e si imbarca, andrà a Sant'Elena dove morirà. E la storia si dimentica del cavo. Quando nel 1861 si riunifica l'Italia, a qualcuno viene in mente che bisogna risolvere il problema del Reno. E allora il neonato Stato italiano progetta i lavori per la costruzione del cavo. E che disegni prende? Quelli di Napoleone, che erano quelli del Cassini. E comincia a costruire il cavo. Ma poi i lavori restano lì, vanno per le lunghe, e finiscono nel 1964. Quindi ci sono voluti 100 anni per riuscire a fare il cavo. Alla fine il cavo è lì e noi abbiamo il piacere di vederlo. Ma voi credete che la storia sia finita? Ma neanche per sogno. Pensateci un secondo. Il nostro caro Papa Benedetto XII, cosa aveva combinato? Aveva fatto un grande guaio. Perché facendo girare il Reno, incanalandolo e mandando a Ravenna, aveva costruito una diga. Pensate all'argine del Reno che sta correndo in questa direzione. Qui ci sono le colline del Bolognese, l'Appennino, e tutti i torrenti che scendono da lì. E questi torrenti qui che si trovano? Si trovano davanti un argine alto 17 metri, che è il più alto della Valle Padana. E di solito i torrenti non sono capaci di arrampicarsi, quindi non riescono a entrare nel Reno. E cosa fanno? Delle meravigliose paludi. Allora, ha risolto il problema delle paludi di Poggio Renatico, tra parentesi il suo feudo, e ha generato delle paludi che non erano mai esistite sulla destra dell'attuale percorso del Reno. E qui 1782 il problema era irrisolubile. Chi alza un torrente per 17 metri? Dobbiamo aspettare il 1909, quando lo Stato italiano decide di intervenire e costruisce un canale, il canale della Botte, che corre parallelo al Reno, lo vedete qua, fino ad arrivare a Saiarino. A Saiarino
il canale della botte che è più basso di Reno, scusate, il canale della botte che è questo, viene alzato fino a portarlo in Reno attraverso delle grandi idromore. E così anche le valli di Reno vengono asciugate. Siamo arrivati alla situazione attuale. Oggi la situazione è questa. Le idromore di Salaino sono fondamentali perché se si fermassero tutta la zona a destra del Reno va sott'acqua. Ed è stata la grande paura al momento del terremoto che queste macchine potessero fermarsi. Bene, abbiamo finito la storia, ma non del tutto, perché c'è una regola sui punti interrogativi che familiarmente chiamiamo pivo, e la regola che è il punto interrogativo è come una ciliegia. Una ciliegia tira l'altra, allora un punto interrogativo tira l'altro. Siamo partiti un po' di tempo fa osservando questa fotografia e ci siamo domandati: ma perché la pianura è così piatta? E abbiamo trovato una risposta. Ve la ricordate? L'Italia 5 milioni di anni fa era così e dalle nostre parti c'erano pesci, poi si è riempito tutto e è diventato piatto. Adesso però ci viene un'altra domanda: ma in questa foto non vediamo solo una pianura piatta, vediamo anche, a parte le case, i pioppi, il bel tramonto, vediamo delle montagne all'orizzonte. E allora la domanda è: ma perché ci sono le montagne? Perché ci sono gli Appennini? E la storia va lontano. Dobbiamo guardare il globo. Il globo è fatto di placche, cioè delle grandi zattere di terra che sono così grandi che alcune contengono dei continenti interi. Per esempio, guardate, la zolla africana, la placca africana, ha questa dimensione. Contiene tutta l'Africa. Poi c'è una placca sudamericana, ce n'è un'asiatica, ce n'è un'europea e così via. Queste zattere sono zattere nel senso letterale, perché galleggiano sul magma, la roccia fusa che c'è sotto, profondità 20-30 km. E i movimenti di questa lava calda, pensate all'acqua quando inizia a bollire, se avete mai fatto caso, prima fa le bollicine, poi cominciate a vedere delle specie di ombre che si vedono, che si muovono, sono correnti di convezione del calore che si muove. Il magma fa la stessa cosa, si muove. E allora immaginate questo che si muove di sotto e sopra c'è la zattera, la spinge. E queste zattere si muovono nella direzione indicata da queste frecce. Allora facciamo un ingrandimento di questa zona, che è quella che ci interessa, e guardiamo la situazione del Mediterraneo. Questo è il bordo della placca africana, che fa uno strano promontorio che risale all'Adriatico. Non è ancora chiarissimo se qui c'è una frattura, questa qui è una placchettina che se ne va per i fatti suoi. Immaginiamo che sia un promontorio della placca africana. Questa linea di rottura, questa faglia, si chiama faglia Gloria, e guardate, passa il Marocco, la Sicilia, risale l'Italia, fa una bella curva giusto sulle Alpi, torna indietro da questa parte, poi è arrivata sulla Grecia, si divide in due. Seguiamo la linea nord, se ne va da questa parte e continua verso l'Asia. Adesso ripartiamo da capo, provate a riseguire la linea. Stiamo passando per i monti dell'Atlante in Africa, ci troviamo in Ebrodi e Peloritani in Sicilia, qui stiamo risalendo tutto l'Appennino, guardate la curva, è esattamente la curva delle Alpi, e poi torniamo giù per i Balcani. E poi ce ne andiamo per i monti della Grecia e i monti della Turchia. Allora notate, su quella linea lì ci sono le montagne. Tutte le montagne del Mediterraneo sono lì. Ce n'è un'altra che sono i Pirenei qua, che sono dovute al fatto che questa qui è una placchettina che se ne va per i fatti suoi e qui c'è un'altra frattura. Ma a noi non interessa, interessa quella lì. Allora guardiamo bene questa e guardate che cosa succede. Eccola qua. Questa è la nostra faglia. Percorre di qui, va su di qui e gira sulle Alpi. E l'Africa è spinta dal magma verso nord. Quindi c'è una spinta in questa direzione.
che spinge qua, e dall'altra parte chi c'è? Un muro, c'è l'Europa. L'Europa è di granito, è pesante. Quel pezzo lì tra le due frecce viene schiacciato. Allora, ingrandiamolo. Siamo tra Bologna e Lubiana, più o meno. Questo segmento si accorcia. Si accorcia di 9 mm l'anno. Non è mica poco, sono più o meno quello che vi crescono le unghie in un anno. Allora la placca africana viene avanti e spinge. Quella europea sta ferma o viene forse contro. E secondo voi cosa succede in mezzo? Allora, qui c'è un foglio di carta. Lo spingo dalle due parti, si accartoccia. A sinistra mi fa un buco, è il Mar Tirreno. Dall'altra parte si alza, sono gli Appennini. E poi scende la Valle Padana, il Golfo Padano. Perché la pianura è formata sui sedimenti. Allora, il piede di questo corrugamento non è qui. A Bologna, dove cominciano le colline, dove si comincia a salire l'Appennino. Il piede del corrugamento è profondamente sotto la pianura. Dove? Prendiamo questa linea, è la stessa sezione che vi ho fatto vedere, e adesso vi metto sopra una carta. Eccola qua. Sono stati fatti degli studi e questo è il piede. È il piede del corrugamento. E questo è lo sciame sismico del 2012 che, ahimè, conosciamo. I due terremoti del sesto e i 2000 minori sono esattamente su quel massiccio. Sono lui che si sta scrollando verso l'alto. Verso l'alto davvero, guardate. Questa è un'immagine satellitare. A sinistra non abbiamo nulla, vediamo il territorio. A destra è stato sovrapposto una coppia di immagini prese dal radar dell'Ansat, prima e dopo il terremoto del 2012, dei due eventi del 2012. Il radar cosa faceva? Misurava la distanza tra il satellite e il terreno. E poi è stata fatta la differenza è in colori. Allora, dove avete il viola? 0 cm di differenza, qui il terreno non si è mosso. Dove avete l'azzurro siamo saliti di 1-2 cm. Dove avete il rosso, finale miglia, 15 cm. Il terreno si è sollevato di 15 cm in 20 secondi. È un po' più veloce di un ascensore. Forse l'avete sentito. E se guardate Mirabello, Mirabello è qui, questi qui sono il girello delle piadine, irrigazione delle piadine, Mirabella in questa posizione, e vedete che un 5 cm se li ha guadagnati. Ma questo spiega anche tante altre cose, perché questa carta vi fa vedere il Panaro, il Secchia e il Reno. Allora, qui sotto Mirandola c'è il piede del corrugamento dell'Appennino, che sta salendo. Ci ho messo un più per dire si alza. Il corrugamento, se lo alzate qua, si abbassa qui. Qui tra i due si sta abbassando. Si forma una sacca, esattamente come la sacca che dà origine al Mar Tirreno. Quando schiacciate il foglio di carta, un po' va su, un po' va giù. E questa è la seconda onda. Questo corrugamento continua da questa parte e qui sta salendo. Allora adesso immaginate, siamo in una pianura. Pianura, pianura. Le pendenze sono pochissime. Stiamo parlando di un metro di differenza di quota ogni 15 km. E voi vi alzate di qualche centimetro. L'acqua nei fossi torna indietro. L'abbiamo visto dopo il terremoto, che non scaricano più i fossi. Ma fa problema sui fiumi. Allora guardate, se sale qui e sale qui, che fa il Reno? Si trova una montagna che gli sta crescendo davanti, una che gli sta crescendo a sinistra, da che parte batte? A destra.
perché a destra è un po' più basso, l'acqua va in basso. E allora il reno rompe a destra, rompe a destra, rompe a destra, come avete visto. È sempre lì. E allora, per concludere, la storia è che se i fiumi di Mirabello hanno girovagato nel tempo, hanno rotti a destra e a sinistra, e se ultimamente c'è stato un terremoto, è perché l'Africa va verso nord. E non c'è verso di accendergli il semaforo rosso e dirgli stop. Quella va avanti. E quindi, in conclusione, l'Africa è quella che spiega la storia di Mirabello. Tutto qua. Thank you.